Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio della serie dei contoterzisti. Ebbene sì, per la prima volta in questa nuovissima serie, nuovissima, insomma, ormai mi partono così gli inizi a caso, però comunque per la prima volta in questa serie facciamo degli acquisti sostanziosi, molto molto costosi, che superano addirittura il costo del T7. In mia compagnia, come mia operaia ad aiutarmi, oggi c'è Maverick, Giuseppe e Ema, il disastroso guidatore di camion di traslochi. Allora, praticamente stanno tutti lavorando. Maverick e Giuseppe sono impegnati sui miei campi perché ho acquistato il 13 come nuovo acquisto. Ho fatto veramente tanti soldi e da più di 2 settimane che non ci vediamo e ho fatto off camera, off camera, off camera quando avevo tempo. Ho venduto balle su balle, soprattutto fasciati che danno tanto. E appunto ho comprato un nuovo campo e potete guardare in alto a destra che ho veramente tanti soldi. Allora, il 12 è nostro, Giuseppe lo sta erpicando col T7, Maverick sta seminando con la nostra Lenk Nazurit e il Massey Ferguson da 250 cavalli. Questo perché, ragazzi? Perché bisogna acquistare assolutamente un trattore sui 180-200 cavalli. Vi lascio un po' di opzioni qua in alto a destra in un sondaggio, ma voi comunque consigliatemi nei commenti qualcosa di carino, insomma, non lo so, qualcosa che vi piace a voi, in modo tale che dopo vediamo cosa comprare. Maverick sta seminando bene col suo tracciafile, che lo tiene centrale, insomma, dai. È un bravo operaio, ne abbiamo già avuto le prove tempo fa. Al contrario, Ema è una cosa disastrosa, ma d'altronde non lo pago. Quindi, insomma, accontentiamoci, ragazzi. Comunque, acquistone della giornata, ragazzi. Il sondaggio delle trince. Vi ho chiesto: prendiamo la New Holland FR, prendiamo la Rotelmash, prendiamo una Krone media, la 580 o la enorme Big X 1180. Allora, anche se non sono molto d'accordo, ha vinto nel sondaggio la 1180. Per rispettare il sondaggio, se no dopo mi dite: Giuliano, non rispetti i sondaggi, che è successo una volta con Plus per colpa sua. Prendiamo la Krone Big X 1180. E fin per carità, il ragionamento di certi nei commenti non fa una piega. Mi avete detto è troppo grosso per iniziare, bla bla bla. Però dovete considerare che in Italia ci sono terzisti medi che fanno le rate, i mutui, le cambiali, i venticinquennali per comprarsi, non so, per esempio la John Deere 9900i. Dopo basta un colpo di vento alle finanze dell'azienda e crollano. Ma questa è un'altra storia. Allora, noi rischiamo. Rischiamo come quell'azienda lì che basta una scoreggina per farci crollare e prendiamo la 1180, in modo che così facciamo i tassisti, quelli grossi, quelli con la super gestione. Allora, pneumatici larghi no, perché siamo terzisti e comunque, dov'è che guardiamo? Passiamo da 800 a delle 900, ragazzi. L'ingombro qua, dai, per non avere bisogno della scorta prendiamo le 800, però non le prendo della Pishas, scusate, della Mitas, mi è scappato, ma le prendo della Michelin standard. Standard, un po' più strettini, comunque ragazzi, gomme Michelin, tra questo trio di gomme che ci propone il gioco sono le migliori su questa serie, su questa a parità di misura, perché le Axio Bib, bassa pressione, la macchina può lavorare con fino a 3, con la Axio Bib può lavorare fino a 3 tamponi in appoggio per terra sul piano, quindi vuol dire che c'è una ridistribuzione del carico veramente elevata. Allora, condotto lungo, perché noi insomma vogliamo il condotto lungo, e a posto, compra per la modica cifra di 516.000 euro. Ottimo, bene. E dopo, ragazzi, rispondiamo anche delle domande dell'ultimo episodio. Ormai, nel penultimo episodio erano passati 2 mesi, è inutile che vada a ripescare delle domande di 2 mesi fa, che nessuno si ricorda neanche più. Pesco le ultime, quelle di 2 settimane fa. Allora, poi prendiamo la sua bella barrettina appena appena piccolina. Non potrei prendere una camper, ma perché? Perché? Prendiamo la X-Colette 900 barretta 3. Appena appena costosa, 120.000, cioè questa barra costa come un trattore da 120 cavalli. Vabbè, full optional. Compra. A posto. E siamo rimasti in... No, dai, insomma, stavo per dire braghe di tela. Allora, io e Ema, invece, per dirigerci allo shop, partiamo con i mezzi, perché voglio andare a fare ancora balle fasciate. Veramente rendono un sacco e voglio farle ancora. E quindi seguimi, che tanto per andare al campo 10 passiamo per lo shop e almeno la vediamo.
Allora, le domande di oggi, a parte il fatto che vi lascio sempre in alto a destra l'ultimo video di The Italian Farmer, il mio canale di agricoltura reale, ve lo lascio in alto a destra anche se non è uscito niente di nuovo nell'ultima settimana perché non ho avuto tempo, la prima settimana dopo mesi di pubblicazioni costanti, ma è stata un po' una settimana abbastanza drammatica col lavoro e così via e quindi non ho avuto tempo, ma vi ricordo che questa settimana, questo sabato, esce sicuramente qualcosa di molto 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 carino. Allora, prendo in mano il telefono mentre guido, non fatelo a casa, ragazzi, ma tanto non mi vedete, quindi potrei anche dire una bugia, no? Che sto usando il telefono alla guida quando invece non lo faccio. Allora, Luca Tebaldi mi chiede: Giuliano, visto che ti è piaciuto tanto quel masse, si intende il masse appunto che ho nella FA. Mi hai fatto sorgere un dubbio, ma secondo te perché in FS19 non hanno aggiunto la serie S della Massey? Beh, la risposta è molto semplice: la serie S della Massey è stata presentata nell'estate del 2018. Farming usciva alla fine, Giants aveva già chiuso tutti i contratti con i brand e quindi non sono riusciti ad aggiungerlo. Solo questo. Però potrebbero, no, non DLC, no, gli do brutte idee di guadagno alla Giants, meglio di no, ci accontentiamo dei modder che ci prendono il massettino qua del gioco e ci aggiungono un S di Superman sopra il cofano. Allora, attacchiamola solo per vederla, ragazzi, perché in questo episodio non la utilizziamo nel prossimo quando Maverick avrà finito di seminare tutti i campi. Io penso che 100.000 litri dovrebbero venire fuori. Comunque, cavolo, ragazzi, è bella. È bella forte, se non sbaglio, ecco anche il soffietto della cabina sospesa. Mamma mia. Io penso che nella realtà mi comprerei o una Class o una Crown. Veramente, veramente stupenda. Ma basta, basta ragazzi, basta. Lo so che vi piace, ma ce la godiamo la prossima volta. Intanto io e Ema andiamo a fare il nostro lavoro. Ema, seguimi, non andarti a imbucare là nelle frasche per fare. Oh, se devi fare i tuoi bisogni, io aspetto anche, però, insomma, non andarti a imbucare là. Allora, mi piace sempre di più questo 313, veramente. Io penso che è il trattore su cui ho fatto più ore in tutto Farming, perché ce l'ho anche sul server pubblico, che vi ricordo è pubblico, quindi è aperto a tutti i giorni. Dettagli per accedere al server in descrizione. E anche sul server, c'ha su 60 ore sul server, e io ne avrò fatte 25 con quella macchina lì. Comunque, e qua ne ho fatte altrettante, che poi mi si era anche buggato il salvataggio, e quindi qua segna 4 ore, ma minimo sono 5 o 6. Allora, intanto si è mosso tutto il tavolo a forza di battere sopra il volante, io devo smetterlo di battere sopra questo volante, perché già che fa rumore lui, oltretutto batto sopra il volante e si sente tutto tum 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 nel microfono. Cercherò di migliorare. Ma intanto peschiamo un'altra domanda. Intanto chiedo ai ragazzi se va tutto bene lì con col T7. Spero non si sia già rotto. Scherzo. E così. Allora, poi guardiamo qua. Io sto andando in contromano, ma è perché sto appunto leggendo il telefono. Allora, a parte tutti i vostri ragionamenti sulla 1180, leciti. Adesso andiamo un'altra. Sarebbe meglio un JJ. Sì, aveva vinto 7310R, ma lo prenderemo più avanti, ma lo prenderemo. Prima ci serve un 200 cavalli. Allora, andando avanti, guardiamo bene. Guardiamo bene cosa ci chiedono. Intanto il campo qua, io cos'è che avevo comprato? Il V1, V3? Guardiamo sulla mappa, io non mi ricordo più. Il V1, V1, ecco qua. A posto. Guardiamo qui. E andiamo dentro qua a destra. Un attimo, ragazzi, perché sto facendo tre cose in una. Leggo la chat, leggo il telefono. Oh, accediamo qua. Manca quello che falcia. Deve arrivare qua al nostro campo. Lo aspettiamo. Intanto però aspettiamo che è Ema, quindi potete capire come guida in strada. Dario Donato mi chiede: Ciao, ma non hai mai pensato di cambiarli i landini e il Blizzard? Più indietro ti avevo chiesto la tua opinione sul class, potresti rispondere nei prossimi video? Grazie. Allora, grazie a te, ciao Dario. Hai mai pensato di cambiare i landini? Il 5500 e il 7500 praticamente mai, sono due macchine che mi piacciono, funzionali, piccole, agili e secondo me trattori un po' da battaglia, insomma, con cui ci fai tutto, che non hai paura di sporcare perché sono nuovi, insomma, sono vecchi, quindi ci fai un po' tutto. E non li cambierò mai, non penso di cambiarli mai, nel 7500 e nel 5500.
Il Blizzard, io lo dico più e più volte, se qualcuno vuole regalarmi un trattore e io gli do il Blizzard in regalo e facciamo un baratto, veramente volentieri. Cioè, il Blizzard è già per me nella mia mente da cambiare 3 anni fa, solo che però non ho budget per cambiare, cioè per buttare via un trattore così per sfizio, non ho budget. Intanto il nostro Ema ha appena distrutto il cardano della Waltershade Homo Cinetico da 2000 euro contro la... Ale, distruggiamolo proprio, Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Sapete com'è Ema, però, insomma, oh, mi dispiace tagliarlo fuori, non farlo giocare. E comunque, se volete entrare anche voi, basta appunto seguirmi su Instagram, link in descrizione, trovate tutto. Scrivo quasi sempre, almeno una volta al mese, 1 o 2 volte al mese lo scrivo quando registro. Comunque, i Blizzard sarebbe già rottamato per me, però non posso permetterlo, cioè non posso buttare via un trattore così perché non mi piace. Funziona ancora, funziona tutto, a parte un po' di cose. Allora, andiamo avanti. Ultima domanda di oggi. The OC Game. Giuliano, visto che hai seminato per 5 anni cereali, hai così tanti guadagni perché da me il guadagno facendo solo cereali è minimo, ovvero andiamo in pari per le spese dopo un pochino, ma non tanto. E dopo intende che guadagni appena appena un po' di più che ripagarsi le spese. Allora, sì, faccio da 5 anni, le produzioni non sono ancora calate, come dicono tanti, come dicono che i cereali distruggono il terreno e quindi calano subito le produzioni. Per ora non è vero, qualcosina si perde ogni anno, è ovvio, perché è una coltivazione che assorbe microelementi in maniera pazzesca. Dopo, mi dispiace. Nella mia situazione, che ho solo campi, non ho allevamento così, e quindi produco solo granella, con i prezzi che ci sono di mercato attualmente, io l'unica appunto coltivazione che mi dà reddito è il grano e l'orzo, soprattutto l'orzo, perché sono delle coltivazioni che gli fai poco e ti danno qualcosa. Una soia, se non la gestisci, non ti dà niente. Oltretutto, il problema grossissimo della soia è che non vale veramente più niente, appunto, nel bollettino del mercato. 32 euro non sono sufficienti a ripagare le spese. E come i 18 euro, 17 del mais, non sono sufficienti per ripagare le spese. Quindi, insomma, nella mia situazione, orzo e grano sono gli unici rimasti sani, leggermente sani per ripagarmi appena appena le spese e faccio fatica. Allora, qua Ema è un po' lentino. Intanto, allora, scusa, io vado a vedere i miei operai come si stanno comportando e forse è già ora di chiudere. Mi dispiace non avervi fatto vedere tanto lavoro, però insomma abbiamo chiacchierato, ci vuole una puntata così e non preoccupatevi che probabilmente ci vedremo un po' con le stesse lavoro. Anzi, ci vediamo col trinciato giovedì barra venerdì, dipende quando riesco a registrare, perché dato che ho trascurato per 2 settimane i contoterzisti, adesso ho fatto la grande spesa e bisogna ammortizzarla e quindi lavorare, lavorare, lavorare. E quindi sicuramente giovedì ci vediamo. E ci vediamo anche sabato perché questa settimana porterò 3 video. Sabato ci vediamo con Gasp sulla serie di appunto di Euro Truck Simulator. La metto al sabato perché comunque a 1000 persone piace, ad altrettanti non piace, però insomma io mi diverto a farla e quindi la porto per le persone a cui piace. Allora, qua Giuseppe va avanti, mi sta facendo il campo giusto. Stavo per pensare che mi stesse facendo il campo contrario, però. Va bene, va bene. E poi va anche bello dritto. Oh, ma Maverick e Giuseppe, accoppiata vincente, insomma, operai da segnarsi, eh. Oh, ma Maverick ha già finito di lavorare. Cioè, oggi, decretato, quello che non fa niente sono io, fantastico. Ha lavorato anche Emma, ragazzi, pensate un po' voi. Niente, io direi che è tutto per oggi. Io non vi annoio ancora. È già passato un quarto d'ora praticamente. Abbiamo fatto i nostri discorsi, abbiamo fatto i grandi acquisti, insomma, si poteva solo lavorare, stavolta. E niente, niente, ragazzi, dai, io farò fasciati, probabilmente la prossima volta, no, cioè, adesso in off camera farò fasciati sicuramente. E comunque Ema puoi venire anche molto più in qua, c'è tutta sta porzione di campo che anche se sei fuori mappa, però, cioè, puoi arrivare fino qua ai pini, non è che devi fare economia. Secondo te io compro il campo per avere una robetta così, Comunque, a parte le polemiche, niente ragazzi, io vi faccio salutare a tutti quelli che sono in partita, ringrazio Giuseppe, Maverick e Ema che hanno lavorato bene stasera senza dire niente. Niente, io vi mando un caro saluto, ci vediamo giovedì o barra venerdì con un nuovissimo episodio del Trinciato con la Chronebix 1180, vi mando un caro saluto e noi ci vediamo nel prossimo video.